Gli obiettivi sono sempre quelli, partire con entusiasmo, con voglia. L'inizio della stagione è sempre bello e stimolante, poi chiaramente va tenuto questo entusiasmo per tutto l'anno. Il gruppo è rinnovato come ogni anno, è un gruppo di qualità su cui c'è da lavorare, ma siamo qua per questo. Come ogni anno, insomma, c'è un grande rinnovamento. Anche quest'anno abbiamo tenuto i tre fuori quota 99, e poi il resto del gruppo è formato da 2000 e 2001, che salgono dall'Under 17, un gruppo da amalgamare, da formare. Sicuramente sono tutti ragazzi che conosciamo, sono ragazzi su cui c'è da lavorare, ma hanno qualità, insomma. Da parte mia c'è grande motivazione, mi sento coinvolto in quello che è il progetto Atalanta, in quello che è l'obiettivo, insomma, della società, che è quello di formare, di far crescere i giocatori e di abituarli in questa categoria anche a quello che sarà poi il calcio delle prime squadre, degli adulti. Penso che, insomma, essere all'Atalanta è motivo di orgoglio, e io e tutto il mio staff chiaramente siamo motivati e vogliosi di far bene anche quest'anno. Gli obiettivi bisogna sempre scinderli in due aspetti. Chiaramente c'è da valutare l'aspetto della crescita e del miglioramento di tutti i ragazzi dal punto di vista individuale e collettivo, e poi chiaramente c'è da abbinare anche questi miglioramenti a dei risultati, perché comunque il nostro campionato è un campionato che si avvicina a quello delle prime squadre, dove conta anche il risultato, conta giocare per il risultato, però sempre secondo quello che è un po' la filosofia dell'Atalanta, cioè di avere sempre squadre propositive che facciano la partita e che sfruttino la qualità dei propri giocatori.